Questo è il riassunto delle mirabilanti città della punteggiatura di Punteville. In ogni città è assicurata una fantastica e bizzarra avventura. Ecco a voi la città di Puntini Puntini. Nella città di Puntini Puntini tutto è aperto al possibile. Pensate, le case non hanno pareti, ma solo porte e finestre. E il soffitto c'è, ma è pieno di buchi per dare la possibilità di guardare oltre mentre si è distesi sul letto, guardare le stelle, la luna. Le donne di Puntini Puntini indossavano scarpe più lunghe dei loro piedi e guanti più grandi delle loro mani. E se qualcuno chiedeva il perché, loro rispondevano: lo sappiamo che sono grandi, ma se all'improvviso crescono, dove li mettiamo i piedi e le mani? Anche gli uomini erano strani, indossavano cappelli più grandi delle loro teste che coprivano i loro occhi. Se la testa cresce all'improvviso, dove la metto? Le parole più usate nella città di Puntini Puntini erano forse, chissà, magari.